Cresce costantemente il numero di utenti dell'Ufficio di Informazioni Turistiche del Comune di Teramo in via Carducci, inaugurato il 1 luglio. In poco meno di 2 mesi sono stati 1.520 le persone che hanno chiesto informazioni, con un picco di 60 presenze giornaliere nel mese di agosto. I turisti che si sono rivolti allo IAT sono soprattutto italiani provenienti dalle regioni del centro Italia, o stranieri, tedeschi, francesi e olandesi. Sono diversi anche i teramani che si recano in via Carducci per avere soprattutto informazioni sulle manifestazioni in programma sul territorio. Dunque, c'è un bacino d'utenza davvero misto, sia appunto l'ospite, il turista che viene ad informarsi proprio sulle bellezze del territorio da poter visitare, sia il padrone di casa, quindi il teramano che chiede informazioni per quanto riguarda eventi che ci sono sul territorio e anche proprio la curiosità di vedere un nuovo ufficio che apre. Possiamo vedere proprio una panoramica di Teramo dall'alto con segnalate le varie bellezze della città. Ad esempio, si può entrare dentro alcuni dei monumenti principali proprio come se si stesse facendo una visita personalizzata all'interno. La particolarità è che c'è anche la visita audio, quindi si possono avere delle informazioni pur facendo una visita in autonomia. In questo momento mi trovo a guardare Teramo dall'alto, grazie alla realtà virtuale che è presente all'ufficio IAT di Teramo. È una bella, bellissima esperienza e gli operatori ci hanno detto che è una delle esperienze più richieste dagli utenti di questo ufficio.